No, intanto mi interessa intervenire perché purtroppo noi siamo rimasti inascoltato, ma più di un anno fa abbiamo proprio presentato interrogazioni, atti parlamentari per denunciare la vergognosa situazione venutasi a creare all'interno del CARA di Mineo. Non a caso Salvini è andato più volte a visitare quel centro, una situazione insostenibile dove il malaffare continua a regnare. Evidentemente questa drammatica situazione non viene fermata perché, come giustamente avete fatto presente nel servizio, qualcuno ci guadagna e ci guadagna molto. Non a caso noi abbiamo chiesto anche una commissione d'inchiesta perché abbiamo paura che i fatti come a Mineo, i fatti come a Roma con Mafia Capitale, dove Buzzi diceva che si guadagnava più dai clandestini che dalla droga, non si fermino soltanto a queste due città ma siano diffusi su tutto il territorio nazionale. Abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta parlamentare che vada a vedere come vengono spesi questi soldi, chi ci guadagna, perché non solo fanno una politica delinquenziale, e chiudo, delinquenziale, mettendo a rischio sicurezza e salute dei nostri cittadini, ma in più non ci dicono neanche come quei soldi vengono spesi, perché una volta finiti nelle tasche delle cooperative o delle associazioni, che guarda caso sono di una determinata area politica, tra parentesi, il PD utilizza questi profughi per farsi montare i capannoni e poi li ripiatte alle proprie feste, questo è successo a Reggio Emilia. Ebbene, quando questo, noi non sappiamo più come vanno a finire, vogliamo sapere come sono stati spesi quei 3 miliardi di euro per l'accoglienza lo scorso anno, 3 miliardi di euro usciti dalle tasche, dal sudore, dalla fatica dei cittadini.